bellissima partita. E indubbiamente se il Lecce non riuscirà a raggiungere la Serie A non avrà nulla da rimproverarsi in questa partita giocata dagli uomini di Mazzone con grande slancio. Il Cesena ha dato l'impressione di poter giocare con maggiore serenità, sia perché è passato subito in vantaggio, sia perché il pronostico era favorevole a quelli del Lecce. E in questo caso l'eliminazione di una delle due squadre è quanto mai dolorosa, perché avviene in soli 90 minuti di gioco, dopo un intero campionato di sofferenza, di passione. La rincorsa del Lecce era stata straordinaria, così come era stato molto molto bravo il Cesena a riportarsi nel gruppetto di testa dopo un avvio poco meno che disastroso. Il colpo di testa di Leoni, quest'altro di Traini, di Chiara. La palla è per Vanoli, poi termina fuori. 90 minuti di gioco, tempo scaduto. Agostinelli mette in area di rigore, Pancheri scaraventa lontano, Traini può mettere giù. Punta di Chiara. Di Chiara lo ferma. Fischia Casarin, il Cesena è in Serie A. Il Lecce malinconicamente deve abbandonare il sogno di promozione. Indubbiamente una partita dal difficile commento, e direi che prima ancora di rendere il dovuto merito ai giocatori del Cesena vanno accomunati in un grande applauso, in un bravo di cuore, i giocatori del Lecce, che conoscono una cocente delusione ma che hanno giocato questa partita col cuore, con un temperamento davvero straordinario. Sono riusciti a raggiungere il pari, poi hanno subito il secondo fatale gol di Cuttone, e dopo aver reso omaggio ai battuti c'è da dire un gran bene di questo Cesena. Cesena che ha giocato con umiltà, con serenità, che ha avuto un colpo di fortuna, se vogliamo, nel passare in vantaggio dopo appena 3 minuti e mezzo di gioco nel corso del primo tempo, con un colpo di testa ben aggiustato di Bordin su calcio di punizione battuto da Sanguin. Poi il Cesena ha fatto gara di contenimento e al 39esimo del primo tempo ha subito il pareggio di Panero. Nella ripresa ancora Lecce aggressivo in avanti, vicino al 2-1 con Nobile in apertura di ripresa. A questo punto Bruno Bolchi mandava in campo una terza punta, mossa che poteva sembrare avventata. Il Cesena invece ha trovato al 20esimo il secondo gol con Cuttone, e il gol si è rivelato decisivo, determinante per la promozione in Serie A. Promozione in Serie A del Cesena che non era pronosticato, del Cesena che regala questa grande, grandissima gioia ai suoi sostenitori. Lasciano il campo delusi i sostenitori del Lecce, molti dei quali si abbandonano a lanci di oggetti in campo. È una rabbia che sfogano e che, se per certi versi è comprensibile, per certi altri versi invece è da condannare. Mentre osservate la grande festa che fanno i tifosi del Cesena al loro allenatore Bruno Bolchi. Bruno Bolchi che è stato artefice con tutti i suoi giocatori di questa promozione. A questo punto avremmo dovuto curare delle interviste nella fase finale della gara.